Ciao a tutti e bentornati. Oggi continuiamo con il quesito 7 della prova di maturità del 2018. Questo quesito, come vedete dal testo, è molto semplice. Sono sicura che gli studenti di quell'anno lo avessero tutti quanti scelto. È davvero bello quando all'esame di maturità trovi un quesito che è proprio la base, una di quelle cose che sicuramente hai fatto durante il programma dell'anno e che quindi sai risolvere a occhi chiusi. Sono sicura che anche voi lo avreste scelto. Determina A in modo che questo integrale sia uguale a 10. Facilissimo, questo è un integrale definito, dobbiamo trovare la primitiva. La primitiva di una potenza è molto semplice, vi scrivo la formula in generale, senza soffermarmi più di tanto perché l'abbiamo già visto nella playlist integrali. Quindi la nostra primitiva è x alla terza più 3x. Dobbiamo andarla a calcolare negli estremi a più 1 e a. La formula è: sostituisco prima al posto di x a più 1 meno poi sostituisco a, quindi questo è il primo termine dove sono andata a sostituire a più 1, meno a alla terza, meno chiaramente 3a. Facciamo i calcoli, questo è un cubo di binomio, è un prodotto notevole che al quinto anno si fa a occhi chiusi e ottengo questo quadrinomio. Se non ve lo ricordate, non andate in panico, tranquilli, ci può stare, ripassatelo velocemente andando a vedere la playlist prodotti notevoli. Qui facciamo i calcoli e questi due li ricopio. Sono contenta perché questo e questo sono opposti, se ne vanno, e anche questo e questo. Controllate sempre se c'è qualcosa che se ne va, così i calcoli si semplificano. A questo punto scriviamo il risultato, sommo i due termini noti, 1 più 3, 4. Ho trovato così l'integrale, mi chiedeva di trovare A in modo che questo integrale valesse 10. Si tratta quindi di risolvere una semplice equazione di secondo grado. Porto 10 al primo membro e diventa meno 10, 4 meno 10 meno 6. Applico la formula risolutiva, prima però mi rendo conto che i coefficienti sono tutti multipli di 3, quindi divido. In questo modo i calcoli saranno più semplici. Ora applico la formula, trovo due soluzioni, chiaramente una con il meno, l'altra con il più, sommando sopra viene meno 4, che diviso 2 fa meno 2. Sotto meno 1 più 3, 2, diviso 2, 1. Le due soluzioni sono A uguale meno 2, A uguale 1. Questo era davvero davvero semplicissimo. Se volete altri video sull'esame di maturità, cliccate sul bottone mi piace, così nei prossimi giorni ne caricherò di altri. Se vi va, lasciate qui un commento per dirmi come vi state preparando al grande giorno. Io sono curiosa e soprattutto altri, leggendo i vostri commenti, potrebbero trarne profitto. Io vi auguro buono studio e vi ricordo che se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.